Torna a trovarci Enrico Brignano. Eccolo! Buonasera, buonasera, ciao a tutti, buonasera. Buonasera, benvenuti, buonasera. Ciao, ciao, ciao. Ciao, come va? Buonasera, egregio. Buonasera a tutti, buonasera. Di nuovo con la buon borsa. Buon anno. Di nuovo con la borsa. Sì, sì, di nuovo con la borsa. Perché ridi? Sì, eh? Perché ridi? È una risata di buon auspicio. Ma stai ridendo come... Sto ridendo come uno sciocco. Sì. Ma è solo una trasmissione giusta. Vabbè, sì, sì. Non c'è del... Caro. Ti sei riposato. Ti sei razzato, eh? Un pochino. No, Ilari è come se fosse tua sorella. Sì, sì, ti sei riposato in queste festività? Lascia per. Lascia perdere, non ne parliamo proprio, non ne parliamo. Lascia perdere, non ne parliamo. Ma perché? Che ti è successo, scusi? Guarda, se tu sapessi, se tu intuissi, se tu capissi, non so se tu capisci, però guarda, lascia fare, meglio non ne parliamo. Allora, non ne vuoi parlare, non fa nulla. Allora. Però visto che insisti, te lo racconto. No, ma io non stavo insistendo. No, però con le parole, a parole, però c'avevi l'occhio insistente, c'avevi uno sguardo curioso. Ma non è vero. C'hai sto difetto, sei una brava persona, per carità, onesto, sei ancora incensurato, però no, ma io non l'ho detto, giusto? Sono incensurato, però sei curioso. Non è vero. Allora te lo dico, io ti dico. Dimmelo. Il primo gennaio io ero intento in ufficio, insomma, nei miei impegni così culturali, concettuali così, e stavo a tavola, era apparecchiato e mangiavi? Sì. C'erano i tortellini in brodo, però quindi una cosa. Vabbè, adesso non vogliamo sapere. Sto mettendo il parmigiano così, una cosa in altra. A un certo punto sento squillare il telefono, il telefono. E allora dico, chi ce va, chi non ce va, ero da solo, ce vado a rispondere, non puoi capire, con una voce stentoria, queste voci da Saida, mi fanno, signor Brignano, mi ha chiamato, pensa, la Corte dei Conti. A te? Perché si sono messi a fare i calcoli sul debito pubblico italiano. Sì. E si sa, alla Corte i conti non tornano mai, quindi io sono stato nominato proprio all'ultimo minuto consulente della Ragioneria di Stato. In default poi sono diventato consigliere del Tesoro Ragioneria e supervisore della Corte dei Conti. Tutto insieme, stesso stipendio. Mentre stavi mangiando. Perché lo sanno che io adesso ho queste attività parallele, quindi mi hanno chiamato con questa voce così, signor Brignano, venga in aiuto, la patria ha bisogno di lei, lo Stato italiano, siamo l'unico, purtroppo noi abbiamo un debito pubblico, siamo in default. Una cosa così, il debacle, questo, a me, io stavo lì col brodo che mi si freddava, dico sì, mi si sbrighi, e dice, guardi, siamo l'unico paese a forma di stivale che sta con una scarpa e una ciabatta, che è la battuta che si sono permessi la Corte dei Conti. Sì. E dice, purtroppo, lei lo sa, non so se lo sa, ma abbiamo un debito che è alto. Dico, e quanto sarà mai? Quanto dico, sarà magari sarà una cosetta, facciamo una cosa telefonica tipo Teleton. E dice, no, ma che scherza, ma che davvero... Non scherziamo. Più di 2 bilioni di euro. È il raffreddore? No, dico, è il debito pubblico, è l'accento che va... 2 bilioni. Ah, Allora, per l'esattezza, io perché mi sono documentato, bisogna essere precisi. Quindi, ho scritto tutto, cioè, è il debito italiano, è tutto qua. Sì, ho visto. Ho visto l'appunto. Il debito è perché, portato, questa è carta bollata del Ministero. Sì, 291 miliardi, 651 milioni, 829 mila, 784 euro tanto, e 30 centesimi. Tanto. 30 centesimi ci ho messo io, che ho preso il caffè prima, ho messo a debito, perché hai visto ecco. E non solo, il debito italiano aumenta. Del 2,7% ogni anno, facendo due calcoli, 3 bilioni di euro di cosa? Da me a te, UE 55 milioni di italiani, diviso pro capo, ponte ponente, ponte P, tappa per Perugia, c'è da porto zero, leva qua, alla fine il debito pro capite, ciascuno di noi, 62 mila dollari, cioè 58 mila euro a capoccia. Ma è terribile, cioè ciascuno... 50... Non tanto, manco tanto, a dire la verità, perché d'impatto la cifra fa paura. È tanta paura. Però il debito allunga la vita. Non ti seguo. Ti spiego, caro. Allora, in tanti pensano che noi italiani siamo un paese longevo, un paese di vecchio che allunga la vita. Cioè, che c'è? E dice, sai, gli italiani campano tanto perché è la dieta mediterranea, sarà il sole, sarà l'acqua, è il debito. Ma che c'è? È il debito, che se per esempio tu
devi dei soldi a lui, a lui. A Rolando, il mio amico. A Rolando. Devi dei soldi a Rolando. Già Rolando. I soldi lì, ti do. Lui, Rolando, non ti augurerà mai di morire. No. Perché gli devi i soldi. Certo. Giusto? Certo, certo. Capisco, capisci? Capisco. Ora, sì, se ha una sua logica. A Rolando, tra una cosa e un'altra, sì, chiedo questo, tu mi dai questo, una cosa e un'altra, ha una sua logica. Pianifichi a pari tutto il debito, Rolando dice ma va, moriamo, e ti augura invece, capisci? Sì, capisco. Ecco perché il debito allunga la vita. E tu gliel'hai detto al ministero? Io l'ho detto al ministero, alla Corte dei Conti, tutti i conti si sono riuniti, e dico, capito, io ho detto, oggi come oggi, ho detto io, rispetto al debito, la preoccupazione vera non è del quantitativo, non so se mi rendo conto. Sì, è una bella parola, sei contento di averla detta. Il problema vero dell'angoscia italiana, cioè noi italiani siamo preoccupati, non è tanto quanto, è con chi abbiamo. Ma chi dovemo darsi? Si sta arrabbiare. Perché io parlo da italiano. Chi è? È il debito pubblico. Chi è? Una nazione. Chi siamo è? Noi. Sarà una banca. A chi dovemo sti soldi? Tarabbiare. A una famiglia, a una persona. No, non t'arrabbiare. Vabbè. Allora, puta caso, fatto questo ragionamento, allora perché il brodo mi sei freddato, dico puta caso, dico che si tratti di una persona, va bene, io me la immagino sta persona, di questi che vogliono i soldi, questi, ecco, io una persona azzimata, un po' precisetta, nemmeno tanto alto, con gli occhiali, un po' da faccia intellettuale. Perché, perché aveva gli occhiali? Perché aveva gli occhiali? Perché questi con gli occhiali vogliono più soldi. Ma non è vero, ma non è vero. Ti dico, sei uno di quelli accaniti, attaccagni, di uno che, di quelli che se ti presta i soldi li rivuoi. Ma per forza, se ti presta i soldi li rivuoi. Ma sei un taccama, lascia perdere, ma che te frega per la salute. Ma comunque, vabbè, immagina questo qua. Ecco. Allora, noi... questa è la strategia. Questa è, noi, come Stato italiano... Sì. Lo dobbiamo rabbonire a questo. Sì. E che, come fai? E noi dobbiamo rabbonirlo, farcelo amico. E poi dagli una sderenata, la stoccata finale. Ti faccio una simulazione, va bene? Sì. Allora, tu dovresti fare il credito. Ma io non voglio fare il credito. La faccia, tu sei veramente nella parte. Il physique du role. Allora, tu dovresti fare... Allora, fai un'entrata. Sì. Io come... Tu mi devi... Io te devo 3 bilioni, d'accordo? Sì. Io sono l'Italia, tu sei... Il credito. Allora, tu ti metti... Citofono. Io ti aspetto a casa. Perché il paese del buon cibo aspetta a casa. Vabbè, domenica. Arrivo. Tipo i testimoni di Geova. Vabbè. Fai il citofono. Io sto qui, sto facendo le faccende domestiche. Vai, che fai. Ti devo 3 bilioni. Va bene, arrivo, Io sono disoccupato. Tu citofono. Sì. Gnec, gnec. Ma fai, non so, il verso del citofono, non so come. Ma che citofono è? Ma che ne so, è guasto. Ma se allora, dobbiamo salvarla questa Italia, sì o no? Dobbiamo fare una buona simulazione. Sì. Se no, più me ne vado. No, allora, no, vabbè. Fai un citofono degno di... Fatto benissimo. Io sono nato come... Io sono nato come citofono. Io voglio venire a casa tua a vedere che citofono fa. Fai. Ma dai, allora, quello è il portiere, suona al campanello. Questo è il mio. Oh, sì, chi è? Chi è? Sono il creditore, quello che mi devi 3 bilioni. Guarda la bravura, io non te caccio. No. Anzi, io ti invito. Ma venga su. Eccomi. Entri. Venga a mangiare con noi. Quanto ma che dura? Ma come va? Come bene. Sta bene? Se segga. Venga, vuole qualcosa da mangiare? No, grazie, voglio 3 milioni. Manca, stavamo qui. Venga qua, guardi, lasci fare. Dove mangia uno, mangiano veramente. No, ecco qua. Stia. No, mangia una cosetta. Vuole, lasci fare. Vuole una lasagna? No. Così per assaggiare? No, voglio cassola, 3 milioni mi deve dare. Lasci fare. Un po' d'abbacchio scottatino, no. Due fette di prosciutto, no, una tornata. Voglio i milioni. Vuole una cotoletta alla milanese? No, voglio vuole 3 milioni. Un pezzo di pastiera, i cantucci, no. Vuole un vino? No. Assaggi sto vinello. No. Lambrusco, il mirto, vuole una... Quanto mi fai mangiare? Ti faccio mangiare. Mamma mia, quanta roba mi dai? Che esce dalla cioè, non a me, gli dai a lui. All'ipotetico, capito che si fa? Sì. Una volta che... Quando lui c'ha l'occhio alla pecorina con la lacrima, sì, che non ne proprio ne più, che vorrebbe parlare di soldi, affrontiamo l'argomento. Oh. Ci spostiamo in salotto e prendiamo il caffè. Caffè? Grazie. Caffè? Grazie. Vuole il caffè? Allora, quando lui sta a girare il caffè, tu, sì. E dice, senta, tu, senta, per quel debituccio di 3 bilioni, noi in Italia i soldi non ce l'avevamo. Impiccate o facce causa. Ma scusa, ma che soluzione è? Infatti,
A questo passaggio erano perplessi anche la Corte dei Conti. Sì. Allora qui entra la seconda fase del mio progetto, che è tutto scritto, sta tutto qua. Mica... Allora, noi in effetti sappiamo che l'Italia detiene il record mondiale di opere d'arte e di siti patrimonio dell'umanità, va bene? Sì. Un tesoro dal valore inestimabile, 55, mica uno, mica una decina, 55 siti. E che vuoi fare con i siti? Allora uno va lì e dice, senta, magnata brutta, quando sta sdrumato sul divano, dici, senta, faccia una cosa, allora, se non ci vuole denunciare, vattela a Pianderzì, no. Nel senso, prenditi un sito, no? Ma ce ne abbiamo tanti, che ce frega, che non ce ne accorgeremo nemmeno, di notte, non se ne accorgono. Ma che gli dai? Lascia fare, gli dia, vogliamo risolvere tutti i 3 milioni, Pieter Colosseo. Ma come Colosseo, il simbolo di Roma? Ma sì, è un rudere, stacca scappe, ma che il certo, a tua Roma? Non ci sono le finestre. Ma come? Per girarlo intorno di fare la rotonda, lascia fare, a noi poi romani, in effetti, il Colosseo ci impiccia, perché se tu lo levi, che fai un bel parcheggio multipiano, ci stocchi un po' di monnezza, che adesso sappiamo dove metterla. Terribile, ma l'emblema di Roma, dai. Oh, era un'idea, io ma che detto, idea? Era un'idea, risolviamo il problema. No, vabbè, vabbè, allora, non vuoi dare il Colosseo? No, va bene? No. Non voglio dare diamogli i sassi di Matera. Ma che stai dicendo? È un'ideona. Ma è stata capitale della cultura. Diamo, ma non lascia fare, ma è un posto meraviglioso. Gli diamo i sassi ma uno in per pieno volta. Sviluppo. Ma gli diamo uno per volta, magari ma non sa uno lo piano fronte questo mare. Ma non si può, non si può. È una città unica al mondo, dai, ma non si può. E allora tu non lo vuoi risolvere, secondo me. Allora, se il Colosseo no, diamogli la Reggia de ma Caserta. Ma non ne parliamo, ma che stai dicendo? La Reggia è abusiva. Ma non è abusiva. Adesso col piano casa l'hanno pure allargata, lascia non, fare, non stanno meno col piano regolatore, ogni tanto casca a pezzo, prima che diventi un mucchio dei carcinacci. Ma non noi si glielo diamo, guarda che, no, che questo no, qui ci fa la Reggia di Caserta, un bel bingo, no. Ma una, casa, no. Una casa chiusa, no. Una casa d'appuntamento. No! Ci fa un bed and breakfast. No, mio popolo, voglio 3 milioni. Guarda, noi proponiamoglia. No. Noi gli diciamo, guarda, se te pila Reggia di Caserta, noi ti diamo anche la Salerno-Reggio Calabria, la figura da solo. No, 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 no. E allora ti diamo anche il progetto del ponte sullo stretto, tanto noi non facciamo caso. La TAV. No. No. Ah, eccola, però, guarda, se mi dici no, io qui me ne vado. Gli diamo gli Uffizi. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Gli Uffizi. Ma è sempre bene. Cerco di salvarti. Ma allora, innanzitutto, gli Uffizi... Noi vogliamo dare una casa? Diamogli gli Uffizi. Ma non è. Guarda, non si chiamano Uffizi, si chiamano uffici. Ma non è la stessa cosa. Ma non ce lo vanno a nessuno. Ma non è. Di lunedì mattina la donna è in ufficio, già ce va. Ma non si può. Ma, guarda, ma chi c'ha voglia di lavorare ma non in ufficio? Puoi. Diamogli gli uffici, ma che no. Ci frega. Ma non può. Gli uffici con l'assenteismo. Chi beggia, gente che timbra e non ci vuole lavorare. Negli uffici ci vanno più nessuno. Ma non si può dentro. Ma dentro gli Uffizi, Botticelli, Caravaggio, ci sono dentro Leonardo, Tiziano, Raffaello. E allora vorrà dire che dovranno mettersi a lavorare pure loro tra sta gente qua. Io non lo so, però poi se te va, fa come te va. Enrico Brignano! Allora. Grazie Enrico, anche a te.